Sto? Ok. Siamo con Fabrizio Diana, responsabile dell'ufficio legale, marketing e dell'area comunicazione del Calcio Como, uno dei tanti intervenuti per la nostra serata dell'Ario Sportivo, della presentazione dell'Ario Sportivo, uno dei tanti rappresentanti del Calcio Como, e ha avuto l'onore, secondo me, di premiare il miglior giovane dilettante della stagione. Fabrizio, è stato un piacere averti qui con noi. E per te? Per me è stato un piacere enorme, perché ormai il vostro è diventato un appuntamento imprescindibile ogni anno, finalmente un focus sul calcio dilettantistico che molto spesso viene snobbato, ma che in realtà offre uno spettacolo non inferiore a quello che può offrire una partita dei professionisti, e soprattutto per me è stato un onore poter premiare un giovane talento del calcio e partecipare alla vostra manifestazione. È veramente sempre un piacere e un onore. Ecco, abbiamo ricordato, a proposito di questa taglia, là. Ah, va avanti, ah, ok. È stato ricordato sul palco questa sera Tommaso Vaghi, un tuo grande amico, un grande amante del calcio, un tifoso del Calcio Como, e so che avete come dire, collaborato insieme, e quindi penso che tu lo voglia ricordare in qualche modo. Sì, assolutamente, oggi abbiamo dato anche l'ultimo saluto a Tommy, è una persona stupenda, un amico che mancherà tantissimo, e hai ragione. Tommy è stato per un anno, l'anno della Serie A, I Tempi di Preziosi, un mio collaboratore all'ufficio stampa, un collaboratore fenomenale, ma come sapeva essere comunque in qualsiasi ramo della sua attività. Per me è stato molto bello il vostro gesto di ricordarlo, e anch'io mi unisco al suo ricordo, perché mancherà tantissimo a chiunque. Sicuramente. Per tornare ad argomenti un pochino più leggeri, come si vive una promozione da dietro le quinte? Beh, diciamo che io ho avuto la fortuna di viverne tante di promozioni, perché ho fatto la grande cavalcata con Preziosi, poi ancora dalla Serie D alla C2, dalla C2 alla C1, adesso ancora dalla C1 alla B. Non ti abituerai mai. E questa posso dire che è stata la promozione più bella in assoluto, perché è inaspettata, perché è per molti insperata. Io mi prendo un piccolo merito, che è quello quando abbiamo perso con il Bassano in casa, che tutti ci davano per fuori da qualsiasi gioco, di averci creduto, tanto è vero che io difficilmente scrivo qualcosa su Facebook che riguarda il Calcio Como, io invece scrissi: nulla è perduto, continuiamo a crederci. Infatti mi hanno dato ragione. L'ultimo merito che ti do io invece è, come ha ricordato anche Andrea Ardito in una recentissima intervista pubblicata sul quotidiano La Provincia, tu sei stato il suo sponsor, lo sponsor del suo ritorno a Como, l'hai voluto più di tutti forse? Sì, diciamo che io ho proprio voluto io Andrea, perché Di Bari, che all'epoca era presidente, diceva: ma no, figurati, a richiesta della Serie B alla Serie A, figurati se tornerà a giocare da noi. Io mi ricordo che ero in Sardegna, e lui anche, ci siamo sentiti telefonicamente, lui mi confermò di avere queste richieste, ma quando ci siamo trovati non ci è voluto molto convincerlo, e secondo me è stata la cosa più bella che io abbia mai fatto per il Como. Benissimo, ringraziamo Fabrizio Diana per la sua cortesia, la sua disponibilità, e lo invitiamo già alla prossima edizione, la decima, importantissima. Non mancherò in assoluto. Grazie mille. Grazie.